Bella a tutti ragazzi, qui Lorenzo Lebaldo e benvenuti nella prima live, in teoria la prima live su questo canale da parte mia. Anche se è stata ieri, c'è stato il trailer, il fighissimo trailer che abbiamo seguito insieme. Adesso siamo qui con la vera e propria prima live di Lorenzo Lebaldo su Pokémon Go Ride Italia e iniziamo con Pokémon Unite, amici miei. Quindi io vi do il benvenuto a tutti. Grazie mille per il follow, Vale Pica, benvenuto. Oh, che bella la musichetta, oh mio Dio, bellissima. Ah, bellissima, bellissima. Cosa sali di livello, è splendida, wow. Ciao, Coricina, ciao. Ti faccio un wow. Sei sentito, vero? Sei sentito, vediamo se hai sentito, aspetta. Aspetta, il desk audio è basso, ok, ora si sente di più. Perfetto. Ciao a tutti, amici belli. Ciao a tutti, amici belli. Come va questo rientro dalle vacanze? Come sta andando? Come va? Ditemi, raccontatemi. È stato traumatico abbastanza? Io spero vi siate divertiti in questi mesi di libertà. Adesso si torna alla normalità, si torna anche a un palinsesto regolare, si torna anche se in estate Go Ride Italia è stato molto attivo, io l'ho seguito personalmente. Infatti mi sono molto interessato al progetto, ecco perché mi vedete qui. E io mi auguro che sia una più proficua collaborazione possibile insieme al buon Mirko, insieme a tutti gli altri ragazzi di Go Ride Italia, anche Gigix, che abbiamo avuto già il piacere di collaborare e di parlare molto dell'argomento dei nuovi giochi. Che è quello che volevo affrontare a inizio live adesso con voi. Volevo mostrarvi delle cosine che ho trovato. E aspettiamo un altro pochino, magari ve le mostro dopo la prima partita. Ci facciamo una prima partita così scaldiamo un po' gli animi. Ah, sì. Perfetto. Ok, è tutto a posto dalla live, perfetto. Nessun fotogramma perso, ok, perfetto. Io direi, ragazzi, di creare la lobby. Andiamo. Ditemi se sentite il gioco. Ok, lo alzo un pochino. Ho alzato un pochino, io lo sento bene, eh. Buonasera Rebecca. Allora, la home e la lobby è pronta. Il codice è in alto, se ci sono moderatori che vogliono spammare il codice, se no lo scrivo io, no problem. I don't know. Lo scrivo. 5777 7 7 7 9 8 4 9. Ok, se volete giocare insieme a me ragazzi, potete joinare adesso la lobby. E non importa che non arriviamo a 5, possiamo andare tranquillamente per scaldarci. Partiamo con il Ninetales mistico, aspetta, senza cambiare le impostazioni. Ah no, lo faccio il tasto questo qui, lo faccio prima. Anche se mi sto cimentando con Blastoise, è troppo forte. Al momento sono fuori qua a casa, quindi non posso giocare per ora, ma passo per un solo veloce. Ti ringrazio, non ti preoccupare, ci sarà occasione senz'altro. C'è un bel wow. Si è sentito, vero? Sentono, no? I suoni della Stream Deck. C'è un bro. Poi sì, c'è il desk audio, fammi alzare di più il desk audio, ecco. Perfetto, sì, fortissimo. Perfetto. Andiamo nella lobby, amici. Andiamo alla stagione 6. Io ho ritirato dei premi dalla stagione 6, sono arrivato a classe 5, a ultra classe 5 mi ha dato quello, perché non sono arrivato a elite classe 5, tipo, roba assurda. Sono una Talonflame user, come commenti la cosa? Sono molto contento perché i Talonflame salvano spesso il game, salvano molto molto spesso. Ti invito Ale. Let's go. Sento tutto bene. Perfetto. Ci facciamo le nostre 2 orette insieme, ragazzi. E wow, guarda con che outfit. Mamma mia. Vediamo un po'. Io direi che possiamo andare così. Possiamo andare così all'inizio. Dai, let's go. In onore dei vecchi tempi. Andiamo così. Aspettiamo che arriva il gente, eh? Perfetto. Io vi devo mostrare delle cose. Devo mostrarvele, per forza, perché ragazzi c'è tanto da speculare sul nuovo trailer.
ho sentito un po' l'opinione generale, no? Dicono che da questo tre... No, io vado con Ninetales. Il mistico, ragazzi, l'altissimo. Si ritorna. Biatch! E madonna, sento un po' l'audio clippato, che fastidio. Allora, vi stavo dicendo che ho sentito un po', visto un po' la community, il sentore generale, no? Il trailer è piaciuto, si nota un'escalation di informazioni rilasciate, e non quella esagerazione, no? Non si nota un'esagerazione tale da dire, vabbè, ma quanta roba. Sono col contagoccio, ok, ma sono belle notizie. Abbiamo due nuovi Pokémon, di cui abbiamo anche il nome, e tra l'altro, durante il trailer, io vado top con te, Ale. Durante il trailer, io ho detto, ma vuoi vedere che sono i cavalieri, no? E il De Rouge e l'altro, non mi ricordo come si chiamano. E ho detto, ma vuoi vedere... E Mirko ci ha preso, ci ha azzeccato perché ha detto, no, quello è Spettro Fuoco. Era Spettro Fuoco. E io invece ho detto, secondo me sono esclusivi del gioco. Perché uno è viola, uno è rosso, scarlatto e violetto. Sono esclusivi del gioco. Ho visto anche Agostini che ha detto, finalmente mi avete dato un motivo per comprare... Violetto, ho un motivo per comprare Violetto, e c'era l'immagine di quello di Violetto, che io sono completamente d'accordo. Matteo, sono completamente d'accordo. Sono completamente d'accordo. Io quel Pokémon lo adoro. Andiamo, vediamo se mi ricordo un po' come si fa. Sì, vabbè, Zeraora, ma non aveva detto va in jungle, no? Adesso va in jungle. Giuba Kevin, madonna. Iniziamo proprio bene. Ma lui aveva detto che andava top? Hai detto che andava top? Tipo, forse. Vediamo com'è. Vediamo com'è. Tra l'altro questo nuovo stadio io lo adoro. Le rovine sono fantastiche. Sono fantastiche. L'altro stadio aveva davvero rotto le palle. Veramente tantissimo. Se ne va quell'Ivi. Che cos'è quell'Ivi? Che caspita è un Sylveon? No. Dobbiamo farmare. Ale, fammi sapere poi se hai bisogno che vengo back. Ah, è un Espion. Vabbè, ma si è già evoluto, sta già al 4. Vabbè, gli abbiamo tolto un po' di danni. Dopo questa partita vi parlo delle robe del trailer. Che ve l'ho detto anche nella stories, che ne avremmo parlato. Allora, andiamo un po'. Mi serve un po' di farm. Tra l'altro i Baltoi. Questo posto è molto antico, fantastico. Allora, lo usiamo lui a Magibrillio. E Aurora Veil. Oh, pericoloso. Pericoloso questo Blissey. No, è morto. È morto Zeraora. Ma si è cacciato nei guai di brutto. Ma dai. Sì, vabbè, ma dove punta? Io la vedo pericolosissima questa partita. Ho un sentore pericoloso. Dove andate? Dove scappate? Codardi, tutti e due vi faccio. Venite. Dove va quello? Nel cespuglio. Fa il furbone nel cespuglio. Me ne vado. Ho preso Aurora Veil. No, ho preso vento gelato. Vabbè, dopo me la switchano. Che tutta l'estate io ho giocato veramente poco a Unite. Veramente poco. Ok, là i danni grossi si sentono. Blissey ha davvero tanta difesa. Proviamo magari a fare... Niente. No, pericoloso. Pericolosissimo. Toccare Zeraora, vattene. Ok. Siamo salvi. Ma non so qua quanto... A che livello siamo di score. Oh. Ho segnalato per sbaglio il facciamo gol. Là, vabbè. Andiamo. Cerchiamo di... Gli abbiamo ucciso il jungler, ragazzi. Niente, mi fanno. E invece no. E invece no, scappo più veloce di un fulmine. Wow. Quella era morte certa. Fantastico. Cercando tantissimo di recuperare HP, ma la velocità di recupero è molto bassa. Sono in tre, abbiamo bisogno di aiuto. Ah, loro stanno pushando di brutto, mamma mia. Abbiamo il Rotom. Ah, è Rotom, no? No, è Regieleki. Ma che fa? Chi? No, siamo in una brutta situazione. Una brutta situazione, ragazzi. 3 contro 2, ci hanno fatto il vecchio 1-2 ci hanno fatto a noi. E ci hanno bucato, cazzo. Ah, Regirock sotto e Regieleki sopra, giustamente, sì. Hanno pushato anche il Regieleki.
siamo in una brutta situazione. Siamo in una brutta... Vieni, vieni. Ma che fa? Non si... Non attacca. No, ragazzi, stiamo per morire malissimo. Tutti proprio stiamo per morire. Si sta sviluppando qui il fight di endgame. Cosa sta succedendo? Niente, sono morto. Ma che ti mando? Perdonami. Sono super sincronizzati, eh. Sono super sincronizzati questi. È assurdo. Vediamo che una kill. Non hanno bucato fortunatamente. C'ho la final. Andiamo a bucare sopra. Andiamo a provare a bucare sopra. Andiamo, andiamo. Andiamo zero ora. Non pensare a niente, zero ora. Non pensare a niente, zero ora. Zero ora, vieni. Corri, ti prego. Perché sta farmando? Perché stava farmando? Perché? 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 Ah, grazie. Ciao, Pokémon Go ora in Italia. C'è lo spammino del mio profilo. Sì, è l'Instagram. Se volete, se siete interessati a seguirmi, fate pure. Allora. Difendiamo. Gengar sembra voglia davvero pushare da solo. Si è trovato Glaceon. Minchia, Glaceon ed Espeon. Cioè, proprio il team counter dei counter dei counter abbiamo proprio. Dobbiamo cercare di segnare qui. Inutile che killiamo due ore e non segniamo. Dobbiamo segnare, non ho fatto manco un gol, caspita. Andiamo. Ok. Boom. Dai, qualcosina ne esce. Ma sotto stanno facendo le cose proprio quelle brutte. Andiamo sotto. Ma raga, no, aspetta. Ah, è comparso Eleki. Prendiamo Eleki. No, vabbè, mi ha sminchiato il salto, ma dai. Ok. Prendiamo le GL che prima che lo fanno loro. Eccoli, sono già lì. Vai, vai, Charizard, andiamo. Andiamo, Ale. Spacchiamoli tutti. Ok, niente, ha fatto la final. Sì, ha fatto la final. Ci sono. No, Talonflame, no. Mi ha fatto. Niente, non è vero, non mi ha fatto. Famoso Unite. No, no, sono fuggiti. Quasi. Va bene. No, mi shotta, inutile, mi shotta, oh mio Dio. Mi shotta. Troppo forte le GL. Troppo forte. Guarda Abzol che sta andando a tryhardare da solo. No, con i randomini, ragazzi, è difficile. Con i randomini è difficile rankare. La stagione è finita da poco. E quindi siamo tutti più o meno allo stesso rank. Basta, quanto critico. Ma che colpi sono? Quanto mi ha fatto di critico, dai. Vabbè, Abzol è proprio quello, il master dei critici. Madò, ragazzi. Cerchiamo di creare uno squilibrio. Aspettiamo anche il Rayquaza. Ah, questo c'ha la skin del day one, praticamente, del primo pass battaglia. Ecco, molto bello. Niente, ragazzi. 2-3. Ok, stannati pochino. Stanno arrivando. Ecco, Talonflame. Oh, mamma mia. Madonna. Morici. Ok, ci è morto alla fine. Beh, ci sono morti tutti alla fine. Andiamo a bucarli, per favore. Prendi quei canestri, Gengar, prendili tutti. Andiamo a bucarli. C'è solo uno del team loro, c'è. Solo uno. E mo' vuoi vedere che è proprio qui a difendere. Buca. Andiamo a quella dopo. No, è inutile. Andiamo. Ah, eccoli. Capisco. Manca poco all'ultimo... al rush finale. Prepariamoci, ragazzi. Ale, sei pronta? No, guarda, no, mia. Mi missa sempre le cose. Ok. Andiamo. Cerchiamo di avvicinarci. Io c'ho la super. Ecco, ora lo faccio. Boom. Posto. Dai, cerchiamo di killare questo. Ecco, Talonflame. No, pure Blissey. Ok, corri. Andiamo. Vai, siamo tutti qui. Ok, uno. Ok, lui. Perfetto, andiamo da Rai. Let's go. Vai, ragazzi, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, raga.
Dai, ti prego. Grandissimo Gengar, grandissimo Gengar. Ma ragazzi, hanno tolto il come si dice, lo scadere. Ecco la zona. Ah, praticamente sei invulnerabile, tipo qualcosa del genere. Ma che vogliono questi? Fatemi andare a segnare un attimo per l'anima. Ah! Un Talonflame volante mi è arrivato in testa. Però è andata bene. Siamo in testa di parecchio, ragazzi. È andata molto bene. Abbiamo tryhardato il Rayquaza. Era proprio la cosa migliore da fare in questa situazione. Non avevamo altra scelta. Ci siamo concitati per quello. E in teoria, se difendiamo bene, non dovrebbe succedere niente. Speriamo. Siamo pronti. Eccoci. Mettiamoci tutti sul trampolino. Ti prego, non buggare. Guarda, guarda, si è già buggato. Hai visto? Si è girato indietro Ninetales. Eccolo, saltiamo! Ce l'ha fatta. Vabbè, 52. Niente. Niente. Merda. Siamo comunque in testa. In teoria dovremmo essere comunque in testa. Merda. Non dobbiamo far segnare nessun altro. Ok. Ok. No, io difendo. Mi mango qui. Che dite? Ce l'abbiamo fatta? 3, 2, 1. Mio Dio, ragazzi. Ale, secondo te ce l'abbiamo fatta? Speriamo. Speriamo. Dai. Si parte alla grande, assolutamente, assolutamente. Potevo fare più canestri, potevo fare assolutamente più canestri. Aspetta, vi metto il pollice anche a voi. Perfetto, ben fatto, ben fatto. Ben fatto, bravi tutti. Andiamo a vedere un attimo i danni. 55.000 li ho fatti. Pochini. Si vede, non ero abituato come una volta. Si continua senza problemi. Si va, let's go. Siamo ancora ultra classe 3, oh mio Dio. E la season si restarta, quindi tutti ricominciano dall'inizio. Allora, che cos'è questo segnalino qui che mi dice? Ah, sono gli eventi, ok. Allora, riceviamo tutto. Poi andiamo qui. Riceviamo tutto. Perfetto. Abbiamo delle robe da prendere, va bene. Ci pensiamo poi dopo. Ragazzi, nella chat, se volete joinare, è questo il momento. Il codice è a schermo, se ci sono moderatori potete scriverlo. Io intanto voglio mostrarvi una roba, delle robe del trailer. Del trailer di ieri. Allora, intanto abbiamo la conferma che è da parte di Q, che lei, la campionessa, è la campionessa. Gita è la campionessa, la chairwoman, come la definiscono, quindi siamo proprio al pari, come dice, di Cynthia, quindi Camilla, e Iris, Dianta, eccetera, le campionesse. Quindi siamo proprio lì, stiamo parlando proprio di quel character e la campionessa, senza alcun dubbio. Che ci sia stata mostrata la campionessa della Lega, il capo della Lega sostanzialmente, dell'organizzazione della Lega, è una cosa molto molto importante, ragazzi. Molto molto importante. Il bello è che io non avevo capito fosse lei. E adesso abbiamo questa conferma. Inoltre, sempre da un dialogo che appare nel trailer, si può vedere Arven, il tipo che è un bravo cuoco, che ci dice che ha bisogno di una missione. Quella è una delle tre trame del gioco. Una è battere le palestre, no? Una è battere il team malvagio e l'altra è aiutare lui in questa ricerca. Il fatto è che su internet le informazioni riguardo questa ricerca sono particolari, perché sono tre piani. Diciamo che la trama principale si svolge su tre piani. Il cammino dei campioni, che sarebbe visitare le palestre puntando al rango più alto. Poi abbiamo il sentiero leggendario. I giocatori si uniranno a Pepe, uno studente di una classe superiore, nella ricerca di ingredienti rari, le spezie nascoste. Scusami, il sentiero leggendario per il cibo, ok. E va bene, prendiamolo un po' alla larga, ma è lui stesso, Arven, ovvero Pepe, che è il nome diverso, che ci dice: io e lei siamo molto occupati per visitare la tana dei giganti.
che anche tomba, Liars può essere anche tomba, nascondiglio covo, può essere un po' di roba. Dei giganti. Quindi lui dice che è troppo indaffarato per andare lì. È troppo loro sono troppo indaffarati, quindi è molto probabile che ci diranno noi, vai tu, povero stronzo, vai tu e fai la ricerca che devi fare. E quella è la trama delle spezie nascoste che avrà a che fare con i giganteschi granchi. Clavs, come si chiama? E poi c'è il viale della polvere di stelle, che sarebbe quello del Team Star, la terza trama. Quindi open world, ci muoviamo dove vogliamo, abbiamo tre trame. La cosa che io ho guardato la mappa quando, dopo il trailer, ho guardato la mappa, ho detto, madonna, sono in delle posizioni un po' ambigue. Chi mi segue da tanto sa che è molto speculato sul ruolo delle Pleiadi e di altre stelle e costellazioni nella nostra Terra, nel nostro pianeta. Molte stelle, molte costellazioni sono specchiate con dei monumenti antichi sulla Terra. E ce ne sono davvero di tutti i colori. Le più rilevanti sono le Pleiadi e non solo, anche la costellazione del Drago. La costellazione del Drago, signori, adesso vi sto facendo tutto un pippone per farvi vedere l'ultima immagine, che vi faccio vedere subito, dopo vi spiego quella roba lì della costellazione del Drago. Questo è CentralX, che dice: looks like Team Star follow the Cassiopeia constellation for their bases. Saranno 5 boss. Cioè, dice letteralmente la stessa cosa che ho pensato anche io quando ho visto la mappa dopo il trailer. Effettivamente sono connesse in modo tale che risultino questa ambigua W, che è realmente la costellazione, come appare la costellazione di Cassiopeia. E questo è particolare, perché qui magari non si parla, potrebbe parlarsi di luoghi antichi, ok? Però di solito i luoghi antichi sono sorti, poi in quello stesso posto sono sorti altri monumenti, altre cose, diciamo, come nella storia reale umana. Come il Pantheon, che si è scoperto ha una base molto più antica della costruzione sovrastante. E magari in questo caso le stelle, questo Team Star, che sono solamente dei discolacci, sono dei ragazzi che a scuola presumibilmente vanno male, fanno cose un po' ambigue, insomma, e hanno questo gruppo, quindi collegamento con le stelle non è che ce n'è di chissà che cosa, ma le basi sono sulle stelle di Cassiopeia. Quindi chiunque abbia costruito, per forza di cose, chiunque abbia costruito quelle basi sapeva perfettamente la posizione delle stelle. In un momento poi specifico dell'anno si presuppone, però in questo caso sono proprio perfettamente collegate. Per quanto riguarda la cosa che vi stavo dicendo prima, molto interessante, che la costellazione del Drago è specchiata con un luogo sulla Terra che si chiama Angkor Wat, si trova in Cambogia. È un luogo veramente molto particolare, di dubbia provenienza antica, sembra più di provenienza moderna, insomma. E c'è molta, tra virgolette, tecnologia avanzata a livello di tagliare il taglio delle rocce. Ci sono dei tagli molto particolari che sono davvero di una tecnologia che sembra una tecnologia laser, ragazzi, una roba assurda. E questo è una riprova di questo concetto sul nostro pianeta, preso a piene mani da The Pokémon Company. Ciao Barry, benvenuto. È molto interessante questa cosa, perché non è solamente il team di scalmanati, pazzi in culo della scuola. È un'altra cosa, quando l'ho visto ho detto, questo a me non mi sembra il team malvagio, perché di solito il team Skull non è un team malvagio, team Skull è il team Skull, no, team malvagi siamo abituati a degli ideali incredibili, come dicevamo ieri con Mirko. E questo team, probabilmente, l'ultima base della piramide non ha queste grandi ambizioni o chissà che cosa, ma probabilmente i piani più alti sì che ce l'hanno. Stiamo a vedere, perché io sono molto interessato al collegamento che hanno gli astri celesti con questi titoli, come spesso viene fatto da TPCI, da Game Freak principalmente. Questo è diventato un pattern molto riconoscibile. In Arceus c'erano delle statue che erano identiche alle statue dell'Isola di Pasqua, con il Nosepass, no? Molto molto particolari. Stiamo a vedere, ragazzi, se volete unirvi, prego, potete farlo, altrimenti io vado, ragazzi, voglio giocare, sono in hype, voglio giocare. Non sto vedendo l'ora di giocare ai nuovi titoli, ve lo giuro, sono troppo in hype. Io sono troppo in hype. Più ci penso a questi dettagli, a queste cose,
che non sembrano voler dire chissà che cosa all'inizio, ma che basta scavare un po' di più e la verità esce fuori. Quindi chi dice, vabbè, ma dall'altro trailer, da questo trailer non è uscito chissà che cosa, non è del tutto vero, non è del tutto vero, sono uscite molte cose interessanti. Le persone sono anche accorte del Pokémon motore, che è il motore sulla macchina, l'hanno proprio visto inquadrato precisamente. Infatti negli altri trailer non era mai inquadrato in maniera decente, era sempre un po' laterale. Adesso addirittura è uscito un artwork dove lui è proprio centrale ed è molto interessante. Barry, se vuoi unirti a noi su Pokémon Unite, fai pure. Io sono proprio costernato, non vedo l'ora di mettere mano su quei titoli. Faremo, ragazzi, una run molto molto approfondita, come mio solito, come avete potuto vedere nelle live passate su altri canali. Il modo in cui mi approccio ai titoli è davvero molto molto minuzioso, quindi andremo a scavare ogni singolo anfratto di quella regione, in quel di Paldea, in quel di Spagnolandia, e faremo, completeremo il Pokédex, cioè come sempre, come anche su sia su Sword and Shield, sia su Legend Arceus. Va fatto. Ci sono molti modi di vivere i titoli Pokémon, da collezionista, da amante delle lotte, da quello che vuole arrivare alla Lega e basta, non se ne frega niente, va benissimo così. Si fa la sua squadra di Pokémon, va benissimo. Perché siamo tre top? Vado bot, io aspetto. Vabbè, sta andando lui. Ok, va bene. Oh, che fa questo? Sick Duke 96, ma dai. dai che si fa easy. Dai che si fa easy, è qua dentro, no? È qua dentro, è curato. Vabbè, ci muore lui. Samar ci muore. E invece no. Oh, ci muoio io. E invece no. Ok. Sta scappando il corso, sta scappando. Attenzione. Pokécatch bisogna scrivere. Bellissimo. Ah, bellissimo Glaceon, mamma mia, fighissimo. Ok, io li approccio. Approcciali, Squirtle. Perfetto. Oh, dai, e muorici. Lui sì, però. Lui sì. Lui, dai, che... Ci rimane. Oh. Morto. Perfetto. Curati, Ale, curati. Ok. Ok. Perfetto. No, sono riuscito a segnare entrambi, ma dai. Ma dai. Aiuto, ho bisogno davvero di help. Accidenti. Oh. Ci sono. Ok. Faccio un po' la guardia qua sopra. Tengo un po'. Ah, fammi livellare. Perché con Ninetales partiamo subito easy, che facciamo il 4 e già siamo incredibili. Invece con lui è un po' più difficile. Allora, con lui prendiamo Zampillo e Rapigiro, perché è la combo della vita proprio su sto Pokémon. Fai veramente i culi. Eccolo. Guarda che segna quel 23. Guarda che segna il 23. Dove vai? Non devi segnare, scusami. Ah! Troppa gente. 20 secondi a Regieleki. Quel pazzo sclerato di Regieleki. Ti prendo. No, troppi. 3, no. Come famo? Vai. Vieni. Samar. Morto. Ok. Vai. Rimane solo lui. Glaceon è troppo forte. Facciamo lui? Vabbè, io lo hitto. Chi cos'è? Ah, un Buneary. Non è un Buneary. Paura. Dobbiamo riunirci qui. Vado a curarmi un attimo. Madonna, come famo, raga? Ecco, lo sapevo, tutti e due. No! Ma dai, ma l'hanno fatto loro. Le ho fatto pure la testata. Giocherei volentieri, ma ahimè, sono in ufficio a lavorare. Fai bene, Barry, fai bene.
Che lavoro fai, Barry? Fammelo sapere. Stanno pushando, hanno bucato. Vabbè, che disastro. Madonna, ma per... Dobbiamo andare giù a fare Regirock? Andiamo. Non stanno a dire, cazzo. Tra poco... Ok. No. Scusate, raga. Ah. Ok. Ci siamo. Vabbè, non c'è nessuno che sta fightando. Attento a non colpirlo. Ok. Ci sono. Ci sono. Facciamo una kill. Almeno. Due. Vai. Mew. Guardalo, c'è Mew. Pokémon primevo. Basta, faccio io. Fate invocare a me, fatemi. Let's go. Famo... No, quel Gengar da solista proprio sta andando, ma dai. Tutto a posto, Espion? Tutto bene? Ah, ho ricollato, ok. Prendiamo tutto il prendibile, e andiamo. Ragioniere per un gruppo di pasticceria a Forno e Bar. È fighissimo. Qualche motivo oscuro mi sparisse il box per scrivere la chat. Dicevo, ultra scam, è scappato prima che mandassi il messaggio. Cioè, vabbè, ma com'è? No, cioè, manco ha mandato il messaggio, già era scappato. Non va bene. Era un corso alla Shiny, forse. Era un corso alla Shiny. Raga, ma... Ma cazzo è che siamo in svantaggio? Dobbiamo segnare subito. Andiamo, eccolo! Vai con la mossa. No, non ce l'ho carica. Però ce l'ho carica questa. Mo te la prendi tutta, te la stai prendendo. Vai, si azziona il rapigiro. Si azziona la trottola. Beyblade! Boyblade! Beyblade! Dai, killiamo tutti! Killiamo tutti! Ok, andiamo, let's go. GG a tout le monde. Fammi ricollare subito. Ok. Andiamo a pushare. Stanno pushando, sì. Andiamo a prendere Gengar. Quel maledetto. Dove sta? Eccolo. Arrivo. L'ho azionato. Dai. No, lo snitch. A me non mi piacciono gli snitch. A me non mi piacciono gli snitch, compa. Non mi piacciono proprio. Sto parlando di dialetto, scusate. Che fa questo? Fai rapigiro. E fai questo. Dai, mancava così poco. Blastoise è troppo forte, raga. Troppo forte. Nella mischia regge botta proprio. Ok. L'asta, quel maledetto Gengar. Ancora l'asta. Dai, resistete. Resistete per l'amor di Dio. Sì. Guarda, questo Gengar full vita, lo snitch, è tornato lo snitch, doppia kill allo snitch. Ah no, è stato Ale, grande Ale. Ui, e tu? La super, in fronte della faccia la super, mortissimo. Andiamo, Regi Elechi. E questo? Questo che vuole fare? Faccio la doccia, compa, bravo, allontanati, così entra Elechi. Geniacci tutti, bravi, bravissimi. GG Snitch, bravo, tu sei il migliore. Siete i migliori. Aziona sto rapigiro. Dai, killalo, ti prego. Killalo. Mamma mia, ragazzi, con zero di vita. Quanto è di vita quello? Quanto è uno sputo è quello? Hai visto? Hai visto ZG Yuki? Hai visto Yuki? Io pure mi sono perso Mew. Guarda che cammina, perché il mio joystick è scemo. Sì, hanno aggiunto una pool ampia. Una ampia pool, assolutamente. C'è qualcuno qui. Ah, qui. No, io mi piantono qui, ragazzi. Anche se siamo in vantaggio. Difendiamolo, Ale. Difendiamo il titolo. Difendiamo Rayquaza. Eccoli. E tu, vediamo che fai. Vediamo quanto è forte sto Mew da quando l'hanno aggiunto. Vediamo quanto sei forte. Fammi vedere quanto sei forte. Non scappare. Codardo. Ah, che danni. Aiuto. Grazie, raga. Aiuto, me ne vado, devo andarmene. È tardi, niente. Mannaggia, lo snitch mi ha killato. Maledizione. Maledictus. Ce la possiamo fare, dai. Ora leggo tutto il messaggio. Sono attimi concitati, Yuki, scusa. Vado... Cerco di approcciarmi al centro. Attenzione, un richiamo di energia. Ok.
Ok, andiamo. Ci siamo. Dite che posso skippare. Allora, ok, va bene. Va bene. No, tu stai esageri proprio. Tu stai esageri proprio. È nostro, è nostro, raga, è nostro. Mamma mia, Mr. Mime, let's go. Ma quindi hanno cambiato, hanno cambiato. Questa cosa io me la sono persa totalmente. Cioè, in pratica non c'è più il cooldown delle tori, ma hai questo scudo magico. Ma è una roba solo di Rayquaza, è per quello, giusto? È una roba solo di Rayquaza, no? Per quello. Fatemi segnare. Solo 16. Vabbè, faccio la super. Bo bo boom. Vai, killali, killali. Beyblade. Boy Blade. Vai, vai, vai. Vai. Smashali tutti, smashali. E niente, non vogliono. Vabbè, stanno ricaricando gli HP da 3 ore questi. Vai, andate all'inferno. La squadra si è resa. GG. Io ho mollato per motivi di forza maggiore. Diventavo troppo pesante per iPhone 6. Crash ancora prima che si apre il gioco. Quella è anche colpa della Tencent. Tencent Game. Quelli che hanno fatto PUBG e quelli che hanno fatto COD, che si sono fatti senz'altro un nome nell'industria videoludica, senz'altro. E che se Pokémon ti contatta per fare il giochino, fidati, hai un nome nell'industria videoludica. Il fatto è che veramente non sapevano sviluppare. Cioè, non sapevano proprio sviluppare. Quelli della Tencent hanno ricevuto molte mani da The Pokémon Company. Infatti il gioco risulta molto più leggero da Day One. Ti piace Glaceon? Ti stai trovando bene? È diventato il tuo nuovo me. Quante medaglie aveva vinto? E si sale, 3 di fila vinte, biatch. È la terza, no? Non so se sto, vabbè. Andiamo al prossimo. Entrate ragazzi, numerosi dalla chat, per piacere. Voglio giocare insieme a voi. Vado un attimo in lobby, in qua a riscattare. Siamo saliti addirittura. Sì, vabbè, ma quanto exp ha fatto? Ma hanno cambiato anche il leveling dell'exp. Ah no, era questo delle medaglie, ok. Questo che è un altro livello di exp. Vabbè, hanno aggiunto anche questo. Hanno aggiunto, sì, le medaglie rinforzo. Hanno aggiunto, sicuramente Yuki, avevi visto le medaglie rinforzo? Concentrati. Ah, GG. 110k. Beh, fortissima. Beh, fortissima. Fammi ritirare dal pass. Io no, io quando giocavo non c'erano, poi ho mollato un pochino e poi sono arrivate le medaglie rinforzo e non ho ancora ben capito come funzionano, quindi se voi lo sapete è bene accetto ragazzi, perché ci sono molte cose ovviamente su cui devo essere delucidato per forza di cose, che gli update, le cose. Vi ricordate? Oh, questa roba con Balmain, ragazzi. Bella roba, tanta roba. Il Pokémon veramente fa delle collab incredibili. C'è pure il post su Instagram di Balmain X Pokémon, c'è un piccolo trailer carino. E se tipo vai in un negozio fisico, puoi avere quelle spille. Puoi avere quelle spille lì, o da internet o da un negozio fisico, puoi avere quella di Arceus, che ha la tipina sul fianco. Puoi avere quella di Turtwig, se non sbaglio, e degli altri due starter. Ma ragazzi, bravi, bravi. La stella è misteriosa. Cerchiamo di completarla, vediamo quanto. Missioni della stele. Vedi comunque, quando tu ti sposti da una sezione all'altra deve caricare tutto l'HUD. Cioè, sono... Non era studiata questa all'inizio, perché gli eventi non erano neanche così. Erano tutti in un HUD tutto coperto, tutto giallo scattuso. Era proprio una robaccia, proprio. E invece l'hanno migliorato notevolmente, soprattutto dal punto di vista grafico, con questa semitrasparenza sotto al menu. È molto 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 carino. Vediamo. Distributore a manovella, vai. Come i bimbi. Dai, vediamo che pallina ci esce. È bello, niente. Ah, un altro. Fanculo. Regalo per il primo anniversario. Ah, quinto giorno. Sylveon, che in teoria adesso... Ironia incredibile, adesso finalmente ho Sylveon, perché io avevo la skin di Sylveon, quella del pass, che l'ho vinta, l'ho fatta. Sì, assolutamente. Sono assolutamente d'accordo. Proprio lei. Vediamo. Ho giocato in Season 2. Comprai anche il pass, ma non riuscì a finirlo. Poi non ricordo quale altra season, ma l'anno scorso quella è prima. Ok, io gioco dalla Season 1. 20 kill in questo momento, però sono dei più rotti, soprattutto in jungla. Oh mio Dio, forte proprio. L'evento di Upa. Certo. Ci sta. Andiamo di nuovo con un'altra Ale. Let's go. Siamo in win streak di 3 ragazzi, quindi sta andando tutto bene.
Stanno tutto spaventosamente bene. Upa anche fortissimo, era broken proprio. Adesso sicuramente sono usciti i champion più rilevanti, come Glaceon. Si vede. Lancia delle schegge, fa delle robe incredibili. Io invece ho tipo questa skin. Vediamo se me la fa vedere. Dovrebbe... No, non me la seleziono. Questo Pokémon è già scelto... Ah, è stato scelto a Kanto. Ok, Kanto, dai. Fammi prendere il mio Blasto. Sì, io praticamente, se vedete il ranking con le... con i Pokémon... Fammi vedere qua, superiore, vado su. Se vedete il ranking con... Basta. Con... Ninetales Alola... Ho fatto un fottio di partite, praticamente tutte. You don't have a trainer pass yet. Enter PokeStart to get your starter Pokémon. Ah, ok Mary, non puoi catturare perché non hai il pass trainer. Quindi se scrivi quel comando ti dà un pass trainer e poi puoi effettivamente catturare i Pokémon che appaiono in chat. Ma comunque non lo... Non vi dà più un input. Non vi sta rispondendo il bot. Pronti? Ah, si è loccato tipo su OK Mary? Ok. Andiamo top. Oh. Ecco, quel raggio di Mew è molto forte. Poi stadio base, non deve evolversi. Quindi Mew anche sembra un po' sbroccato se lo si sa usare. Ma più o meno tutti i Pokémon sono così, se li sai usare. Wow! Ah, mio Dio, che mira che aveva. Dai, si killa. Bravissimo. Mamma mia. Che desolazione per il team avversario. Dai, segno 64. Ah, no, volevo prendere il frutto. Vabbè, dai. Adios, Eevee. Ci becchiamo quando esce Umbreon, poi. Ah, l'ha catturato. Ayuki. Ah, fighissimo. Ma spawnano anche i leggendari? Yeah, your journey begins now. Your starter is Tepig livello 5. Fantastico. Cerca su Google Tepig, ok, Mary. So che non è familiare. Ok. Puoi scriverci in chat se è carino. Se ti garba. Come starter. Che mi sa che manco io ce l'ho starter. Poi la faccio anch'io sta cosa. Sì, voglio lo starter. Ma se no, se mi dà Greninja, spollo. Capoccio, lo faccio cambiare. Dai che si segna, venite amici. Ehi, vi si è addormentato. Bitch. Ok. Sta andando male giù però. E io non sto capendo che sta facendo Zarina. E non si gioca così. Cioè, ti sta rubando la jungle Glaceon, dilli qualche cosa a questa persona. Anzi aspetta, com'è che si faceva? Ecco. No, attenzione. Come si dice Zarina ha bisogno di aiuto? Così, no? Devo premere su Zarina. Fermati, Zarina. No, non me lo fa. Dai, Sciocco. Sì, fai. Ti conveniva già iniziare a segnare, sai. Vieni qua, vieni. Non scappi. Sto io giù perché qua non... Zarina non sta workando bene. Dovrei il mio rank vedere. Sì, ma sulla Switch Elite in italiano, vabbè, è proprio una roba incredibile. Sulla Switch gira proprio bene. La Switch gira proprio bene. Ma poi è esclusiva, non c'è sulle altre robe, a parte il mobile. No, troppo grave. Gravissimo, attenzione. Oh mio Dio, Glaceon. Sono un po' in dei problemi. Un po' in dei problemi psicologici. Però ce l'abbiamo fatta. Io sono morto, però. Ce l'abbiamo fatta almeno a killare Lucario. Rapigiro, lo prendiamo. Stanno pushando. Bene, c'ha il cappello di Rayquaza quello. Ma dai, il cappello di Rayquaza, non l'ho mai visto. Bene, ragazzi, distruggete la torre di mezzo.
Distruggete davvero la torre di mezzo. No, 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 corri, 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 corri. Ma tu hai interrotto, ma tu hai interrotto, ragazzi. Stavamo perdendo la torre, che era un attimo. Stavamo perdendo la torre. Ecco, mo la perdiamo davvero. Ecco, ci hanno bucato sotto, bucate almeno sopra. Ok, siamo alla classica versione della partita dove siamo in pari, dove abbiamo noi quella di giù bucata e loro quella di top. Quindi spacca tutto, spacca. Continuiamo così. Vai. Continuiamo così. Eccolo il char char. Già 40 canestri. Scusa, non aveva già fatto 40 canestri prima. Mio, però fai, continua così e li fai segnare a Greninja. Che continuiamo così a prendere i gol. Ok. No, ci hanno bucato ormai. Dobbiamo andare giù. Dobbiamo equilibrare la situa. Ci abbiamo fatto. Ci abbiamo fatto. 40, 40, 15. No, manca poco, dai. Manca poco, manca 5, 5. Manca 5, oh mio Dio. Oh mio Dio. 2, questo 2 da. No, non fare. Eccolo arrivato. Sono arrivati tutti, No, niente. Fatto bene a decollare. No, Zampillo rallenta. Vai, falli rallentare un pochino e scappiamo come pazzi. Ok, ok. Beyblade, boy blade. Beyblade. Non mi prenderai mai. Non mi prenderai. Invece ti prendo io! Mamma mia! L'attacco a tradimento! Ce la fanno a bucare, ce la fanno. Non è niente, un 5. 5. No, ma non è pericolosissimo, me ne sto andando. Andiamo a fare le chi sopra per sorprenderli. Curati, per l'amor del cielo, curati. Andiamo a fare le chi sopra. Sotto ci hanno 5 da segnare. 5. Fateli, vi prego. Vi prego. Io lo fighto, cioè, stiamo qua a guardarlo, insomma, non è che conviene tanto. Tanto lui ha un pattern molto distinto di attacchi, guarda, già metà vita gli abbiamo tolto, ma mo se lo fanno loro. Se lo fanno loro adesso. Fai la super, dai! Cioè, si è evoluto, ci ha messo 3 ore, grandissimi. Vai, 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 grandissimi! Mettetelo in fuga, è nostro! Vai, ragazzi, grandi, grandi! Non tornare indietro, la so. Andiamo. Ha bucato pure giù. Bravi tutti. Lucario. Dov'è? Eccolo, Charizard. No, mo ci muori. Ci muori, ci muori. Sì, sì, vieni. Vieni, vieni. È scemo. Ah, mi stava facendo segnare. L'ha ucciso Lucario, benissimo. Vieni, vieni, vieni. Ecco, ecco, è nostro, è nostro. È nostro, vai. Nostrissimo, dai, per l'amor del cielo. Vieni qua, no. Mi ha fatto la final da wrestling. Me ne devo andare subito. Mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto. In 3, 2, 1, mi ha fatto. No, dai. Che morte stupida questa. Ah, ok, ho mollato durante la season 3 competitiva, quindi season 6. Non ricordo mai la season della competitiva. Durano due season del pass, non ne sono sicuro. In teoria la season finisce quando finisce il pass, no? Io sono fermo un attimino. Eccolo, lo prendo. Proprio per evitare. Cosa? Stava continuando. Modalità Beyblade, per l'amor del cielo. Ok. Con Blastoise bisogna stare attenti, perché bisogna fare rapigiro e poi Zampillo. Se fai prima è sbagliatissimo. Ecco, eccoci. Eccoci, tutti e due, tutti e due, tutti e due. Seguo Lucario. Sta tornando. Eccolo lì. Benissimo, ragazzi. Un controllo totale della partita. Che vi devo dire? Andiamo a fare i campionati? Che dite? Mio, quanto è contento. Cosa già? Ok. E io mi pianto già in me. Per favore! Per favore! Mi metto sul. Io mi metto sul piedistallo per saltare sul trampolino. Poi muovo la levetta. E purtroppo ho il drift sul pro controller. Che. Santi Dio, no? Siamo in testa e quindi mi sminchia sempre. Mi ha fatto uscire al cespuglio, bene. Andiamo. Andiamo. Nostro, 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 nostro Espion. Nostro Espion. Tranquilli proprio. Nostro anche Greninja qua. Non scappare troppo, peggio mio, non scappare troppo. È scappato troppo. E allora pensiamo al vero Dio. Let's go.
Andiamo con i danni prepotenti. Andiamo con i... Guardate, guardate Zampillo, ragazzi. Guardate Zampillo. Vai, vai, è fatta, ragazzi, è fatta. Manca poco, ragazzi, manca poco. Ragazzi, io non so di che frame siamo stati salvati. Perché quel Lucario ce l'aveva stilato. Ragazzi, Lucario lo aveva stilato. Pesante. Lo aveva stilato di brutto, ragazzi. Dai, che si segna questo cinquantone. Dai, buttatevi sto cinquantone. Quindi praticamente è uno scudo incredibile. Ma si guasta. Comunque uno scudo che si guasta, perdonami. Non è più così broken il finale, quindi. Ce l'ho fatta a segnare, grandissimo, ce l'ho fatta. Quindi praticamente non è più... Cioè, confermatemi questa cosa. Non è più con la scadenza del tempo sulla porta, no? Non so parlare. Sul canestro. Via Nintendo che si fa gli stick che non driftano. Ecco, ci ha segnato. Sapevo. Guarda, guarda veramente, guarda. Fai una console e poi esce fuori sta cosa del drift, cioè... Cioè, il mio non è il gioco. I miei giochi non stanno a posto. I miei giochi non stanno a posto. Poi cazzo il controller, minchia. Perfetto, ragazzi. Ce la stiamo cavando più che bene, devo dire. E... è stato ottimale. È stato ottimale un... Una coordinazione eccellente, devo dire. Vista sembra davvero che siamo in vocale. Cioè, guarda a me, Mister Mai, come stiamo. Sembra che siamo in vocale, che stiamo passandoci un filo. Non so. È assurdo. È andata molto bene, è andata molto bene. GG a tutti. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ci sono ancora posti disponibili. Se volete joinare, fate pure. Ah, mi fa male la gamba. Ah, mi fa male la gamba. Ah, mi sono addormentato il piede. Che male, ragazzi. Che male. Il doppio dei punti, ragazzi, 400, vabbè. Ale figa, io devo guardare i danni di Ale. 81.000 e io 33.000, cioè ho fatto meno danni di tutti. Vabbè che sono un tank, quindi bravo, bravo, bravo. Bravissimo Ale, bravissimo. Ma Ale, ragazzi, non so se in chat lo sapete, ma gioca competitivo proprio con i team competitivi, va agli eventi di competitivo, quindi abbiamo il piacere comunque di avere in squadra. Ah, che male, vabbè, il piede. Chi è? The Best Falcon, benvenuto. Bella, bella per te, Chicco. Bella per te. Vuoi giocare? Se vuoi puoi entrare nella lobby. Se hai Unites. Sei Pokémon Unite. Tra l'altro vi siete accorti che il doppiatore di... che dice Pokémon Unite. Benvenuto, benvenuto. Il doppiatore che dice Pokémon Unite è lo stesso che dice i nomi dei giocatori di Super Smash Bros. Sephiroth, Cloud, Kirby, Mario, Pokémon Unite, è lo stesso. Ma quanto lavora questa persona, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Luigi, bravissimo. Allora, il codice è lì, scrivetevelo in chat per favore. Moderatori, 2 sec, vai, 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 tranquillo. Ale, se vuoi rimanere, ovviamente sei la benvenuta. Io vado un attimino a riscattarmi. Ah, facciamo le cose. Di Demori, benvenuto, benvenuto. Io ti faccio un bel wow. Benvenidos. Allora, io vado di articoli di moda a questo punto, perché tanto le monete non mi importa. Ma io ce l'ho già questa giacca. Ce l'ho già. Scambia per 3. Ma che dici? Ma che dici? Le cose che si hanno si possono convertire. Ma dai, ma pure questo ce l'ho. Ma dai. Scusa, quello non c'è. Ce li ho tutti. Non posso convertire. Mi illude. Mi ha detto che potevo convertirli. Ma non me l'ha fatto fare. Vabbè. Grazie Ale. Grazie cuoricina. Unitevi alla lobby. Alla lobby. Che devo fare qua? Praticamente accesso giornaliero. Easy, proprio bellissimo. No, vabbè, raga, bello. Riceviamo tutte cose. Vediamo un po' qua la situa. Siamo di nuovo distributore a manovella. E va bene, facciamo questa cosa. Adesso, te lo dico subito. Adesso dovremmo essere stagione 8, mi pare, una roba del genere. Fammi andare a vedere, Battle Pass. Siamo alla stagione 10.
C'è la stagione 10. Che ci sta per un rebranding generale anche della mappa, sono assolutamente d'accordo. Molto, ho visto il set molto... Sto guardando. Molto utopistico, molto arlecchinoso. Sono un Robin Hood un po'. Questa è molto carina, questa è molto carina, un Mew molto antico, molto molto bello, molto molto bello, sì sì sì. Pass particolare, un passepartout un po' particolare. Pokémon, vabbè, mo mi dice che c'ho Sylveon, no? Meglio se vai di medaglie, forse c'hai ragione. Solo che preferisco gli outfit, no? Devo mettergli la skin a lui. Anzi, lei. È una lei, questo Sylveon. Guarda che carino, guarda che carino. Questo è il reward della scorsa season. Poi c'è anche Blasto, che è il reward dell'altra ancora season. E skin di season, tipo, io ho fatto il primo boss battaglia, ma non sono arrivato al 100 per avere la skin sua. Quella di Cinderace, che è un po' un peccato. O la sua, che ho trovato nel pescaggio, no? Ok. Questa qua, vabbè, free. Questa è il pigiama. E poi questa che mi sono shoppato. Guarda quanto era, 30 euro questa skin. Bellissima. Ok, torniamo in lobby. Pokécatch Great Ball. Pokécatch Master Ball. Bell'outfit, bell'outfit. Mi piacciono i colori. Quelli sono i colori di Zeraora. Dovrebbe essere l'outfit Zeraora. Credo, credo, la sparo. Ma le skin delle prime si possono comprare o sono rimaste esclusive? Guarda, ti dico... Ah, è di Zeraora. Ti dico, Yuki, su questo c'è un discorso un po' particolare da fare per quanto riguarda l'industria del videogioco. Perché i primi a introdurlo a livello, diciamo, globale sono stati quelli di Fortnite, anche se prima già esisteva una versione primordiale del pass battaglia in altri giochi. Questo caspita di pass, sì, non si possono in teoria mai più riottenere, non si rivedranno mai più, a meno che uno non si va a comprare un account con quella skin. È una cosa giusta, giustissimo, per chi compra il pass deve avere delle ricompense esclusive. Ma immagina quello che lo perde per delle circostanze che non sono dettate dal suo volere. Quindi che magari, non lo so, viene ricoverato in ospedale, non può giocare e si perde la skin ed è fine, non l'avrà mai più. E magari è la cosa a cui più teneva. Mimikyu, lo voglio io, Mimikyu c'è, Pokécatch. Ah no, ma mo mi chiede che devo fare... Enter Pokéstart, Pokéstart. Fammi scrivere, Pokéstart. Voglio Greninja. Piplop mi ha dato, bellissimo, Empoleon, sì! Adesso voglio catturarlo. Voglio catturarlo, come si fa? Dove? Ah! Pokécatch! Pokécatch! Ciao, stai facendo un lavoro fantastico, sei molto divertente. Per qualche motivo non posso iscrivermi al canale. PS, non farlo... No, non parlo molto bene l'italiano. Hello my friends, my dear friend, I speak English. If for you it's good. Ti ringrazio. I very appreciate that. Thank you so much. Thank you so much. I see you subscribe in the channel in a free way. I see that you follow Pokemon Go Ride Italia. If you can subscribe, we can be so happy. But if you can't, don't worry. Don't worry. Also, if it's a bug, don't do that. Don't do that with this platform, with this bug. It's very risky. Very risky. Don't do that. Thank you so much for the support anyway. Fammi andare via! Chi è quello? Sembrava Hitmonlee. Madonna, ma sai quanto sarebbe bello un Hitmonlee? The Pokémon already escaped. Ma che vuol dire The Pokémon already escaped? È scappato? Rosico di non essere riuscito ad aver preso la skill livello 70 della stagione 2, quella di Gengar Astronauta. Sì. Sì, è una roba che ti fa rosicare. Però allo stesso tempo una parte di noi è contenta, no? Per le persone che l'hanno ottenuta e sanno essere una ricompensa davvero esclusiva. È molto importante per il ritorno, no? Che ti dà a livello di audience, a livello di chi gioca, chi fruisce del tuo gioco, che è contento di come lo tratti il tuo gioco, no? Quindi che rendi queste cose esclusive, non sei un po' un ciarlatano, no? Quindi ci sta. Stesso discorso su Fortnite. Le skin, ho degli amici che giocano Fortnite molto a livello competitivo, ragazzi. Le skin lì è un discorso a
assurdo, perché tipo nessuno può ottenere la skin del pass battaglia il Cavaliere Nero. Nessuno, ma nessuno, né tantomeno quelle degli altri pass battaglia. Non si possono ottenere. E pensate un po', pensate un po', ci sono delle skin su Fortnite che non compaiono nello shop da più di un anno. Lì ogni giorno lo shop si refrescia e lì poi perdi la speranza. Tipo io su Fortnite c'ho la skin... Aiuto! Cerco di resistere, ma... Che fa? Sta facendo il giocoliere. Ma segna e basta, pagliaccio. Segna e basta. Tipo io stavo dicendo, c'ho sta skin di Vedova Nera, di Avengers, che è quella con i capelli neri. Scusa, rossi. E quella skin non esce più. Non esce più e non era del pass battaglia. Quindi qua la rarità si sviluppa su due livelli. Di esclusività di pass battaglia, ma anche di shop, tra virgolette. Pokémon non credo che sarà così. Tencent terrà d'occhio queste cose, che la l'unicità di Pokémon è anche questo. E essere attenti ai dettagli minuziosi. E fare in modo che chi gioca sia contento di quello che sta giocando. Quindi, a parte le skin del pass, che probabilmente non rivedremo mai più, e le altre saranno sempre disponibili. Questo mi sento abbastanza sicuro di poterlo dire. È vero, Yuki, that's right, maybe it's for this. Per prendere quel boss, madonna, questa cosa mi fa rosicare, te lo giuro. Questa cosa mi fa, guarda, ti faccio pure... Mi sono triggerato perché giustamente l'avevi preso e non l'hai potuto ottenere. Killatelo! Mister Mimo arrivi tardi, lo spettacolo è finito, bitch. Dai, uccidilo. Sì, almeno è morto. Mi raccomando ragazzi, se volete prenotare Scarlet e Violet attraverso Gored Italia, si può prenotare da Amazon, da tutte le regioni, avere il pre-order, a quanto mi ha detto Milko ieri. State attenti a questa cosa perché è qualcosa di molto positivo. Perché gli altri pre-order sono incredibili. Ma dai, i pre-order per l'Italia sono le Velox. Ma io le Velox le uso per catturare i Pokémon. E vabbè, il Pikachu che vola, quello è assurdo. Io preordinerò il titolo per avere Pikachu che vola, Infatti. Assolutamente sì. Un bel periodo su Brawl Stars mi ha fatto vedere un bel po' di cose. Lì c'era pure il concetto del pass. E lì erano esclusive. Supercell ha buttato un po' anche le basi per il mobile gaming su questo senso, Sono stati degli avanguardisti. No, questo è rischioso, questo è so risky. Andiamocene. Eccoci. Adesso il rapigiro, prendo il frutto, voleva prenderlo lui. Cerco di dargli del fastidio. Procurargli del fastidio. Per favore, venite ad aiutarmi! Vi scongiuro, Glaceon che non è Ale, è un altro Glaceon. Sono morto, mi aiuti Falcon? Ah, è Falcon. Ah! Sono morto. Super alzalzo le skin del pass 1 e 2 che ormai sono super esclusive. Quello è proprio bello. E potevi comprare anche la skin di Cinderis. E potevi ricomprare anche le skin di Cinderis la scorsa sì. Cosa? Falcon dici davvero? Falcon, confermami questa cosa. La skin del pass di Cinderis si può acquistare? E dice anche quella di Gengar. No, perdonami. Giuro. Ragazzi, ma io non l'ho mai vista nello shop. Facciamolo, vi prego. Io l'ho hitto. Tanto gli faccio dei danni abnormi con sta cosa. Peccato che non sono blasto. Dai, un po' di più, dai. No. Adesso non la scorsa season. Ma dai. Ma veramente. Ma tu dici che torna? Torna, secondo te? Cioè, tornano le skin, dici? Guarda quello là che è andato a segnare. È abbucato. No, abbiamo fatto Eleki e mo ce lo buttano giù. No, dobbiamo dargli fastidio. Dobbiamo fare in modo che Eleki avanzi. Ehi, vedi chi avanza. Ma questo fuoco che mi segue. Basta. No, me ne devo andare perché qua sono morto. Ha senso. Che bello, ragazzi. Questa è davvero una bella notizia, ragazzi. Infatti, prima dicevo, Pokémon è peculiare.
il fatto di avere dentro di sé il desiderio di poter avere, di voler avere una skin, no? Che magari si è perso, come ha fatto Yuki con la skin dell'astronauta Gengar, è come si dice, è un'emozione negativa che si sviluppa all'interno del giocatore, del videogiocatore, che magari può pure perdere la voglia di giocare eventualmente se non ha quella skin. E ragazzi, è la norma. Quindi Pokémon può benissimo spingere e dire: sai che ti dico, te le metto in anteprima come pass e poi dopo te le rimetto. Tanto te le prendi, stanno lì nello shop, le paghi, soldi veri, perché in un modo o nell'altro le devi ottenere queste cose. Aiuto. Avrebbe ancora più senso se fosse scontata perché aveva il pass. Ecco, questo non è male. Questo non è male, sai. Tipo, non hai finito il pass, il pass finisce, ma tipo dopo 3 mesi puoi avere il premio finale del pass nel caso tu non l'abbia ottenuto. E se l'hai ottenuto, ti danno delle caspita di medaglie di bronzo, che qua aggiungono roba come niente, aggiungono le medaglie, vieni qua tu, che mi sei la biella, mi sei sfuggito già troppe volte, vieni qua. Sto andando. Comunque là ci sono 10 canestri, qua ci sono 10 canestri. L'avevo visto prima, 15, eccolo lui, prontissimo. Sì, me ne sto andando, sai, compa. E invece no, il trappolone. Niente mi fa. Me ne vado. Ragazzi aiuto. No! Ragazzi, c'ho un HP e sto scappando come un folle. No! No, mi ha preso. Scusate per il rape. Sarebbe apprezzato assolutamente. Siamo in testa, siamo in testa, quindi ce la cavichiamo, ragazzi. Questo va a Dark Academy. Pronto a saltare? Basta, Blastoise. Io devo cambiare controller, raga. Io devo cambiare controller. Amici di Nintendo. Devo cambiare controller, per forza. Vai, per favore, fai sto. Vai, bravi. La tripla kill. Per favore, no. Vai, ce la potete fare, ragazzi. Ce la potete fare. L'ha fatti tutti e due. No, uno l'ha fatto, è scappato Zap, è scappato Zera ora. La Viella comunque quanto scappa. Pushalo verso la base nostra. Bravo, l'ha shottato. Killate Zap, che abbiamo... Ah, Zap, sì, Zapdos. Rayquaza, che davvero apprezzo. Very, very apprezzato il fatto... Si può, ok. Very apprezzata questa cosa di... Che vuole fare? Che vuole fare questo pazzo? Questo pazzo, vedi che è nostro, sai... Mamma mia, ragazzi! Mamma mia, il cardiopalma! L'ho preso io! Mamma mia, ragazzi! Vedete, lo zampillo, ragazzi, è una roba incredibile. Le abbiamo stilato da sotto il naso. Proprio da sotto il naso le abbiamo tolto. Lo stavo durando, ho detto lo voglio. No, è mio. E tu no. Mi spiace. Tu ci muori. Andiamo. Ho preso già lo scudo. Io non so che senso ha battere lui adesso. Saltate, vi prego. Salta sopra. Bravissimo. Bravissimo, Falcon, bravissimo. Ottima difesa da parte di Falcon. Ottima. Hanno bucato, ma lasciamo perdere. Ci siamo, ragazzi. Possono venire solo in mezzo. Ok. Sta arrivando. Con che lentezza, ma dai. È arrivato tipo, adesso arrivo, vi faccio un culo così. Morto. È arrivato anche il clown. Morto anche lui. Doppia kill, mamma mia. Un bel wow. Che un bel nani. Che bel nice, sta. Vai, levare i piatti. Stasera ceno sul tavolo, sul tavolo. Buon game. Quanto ti capisco. Ci vediamo, amico mio. È stato un piacere. E la prossima dobbiamo giocare insieme. E anche questa, ragazzi, si porta a casa. Abbiamo una win streak di 4. Incredibili. Mi piace. Andiamo a vedere i danni. Io spero di aver fatto più di 35.000 almeno. Ma 32.000, ma basta. Perché? Così vicino. No, perché? Dai, è andata bene, ragazzi, è andata assolutamente bene. Ottimo lavoro, forse dovresti fare amicizia, forse dovresti fare i cazzi. No, è vero, GG. Ti aggiungo, facciamo amicizia. Se vuoi farti anche un'altra partita, Falcon, puoi rimanere, anche la stessa cosa vale per Ale, ovviamente. Ti aggiungo, aggiungi gli amici, ecco qua. Non dovrei avere la casella piena, almeno credo. Vediamo se c'è qualcuno... Una squadra, provo a mandargli lui l'invito. Non può essere invitato al momento, ok. Ah, ok, Ale è andata, quindi doveva andare. Ciao Ale, alla prossima. Grazie mille per aver partecipato. È stato davvero un piacere, meraviglioso. Abbiamo davvero fatto i culi, cioè. Siamo fortissimi, faccio un wow.
Alla prossima. Allora, le skin di Cinderis di Gengar del pass potevi comprare nello shop del pass comprabile. Con dei ticket del pass ottenibili shoppando il pass. Ma proprio. Ma veramente. Cioè, praticamente potevi acquistarle solo con dei ticket speciali che potevi acquisire con... prendendo il pass, sostanzialmente. Io ti credo, ti credo, tranquillo, ti credo. E questa roba però mi terrorizza, perché allora non si può fare adesso. Non si può... Scusa, vado allo shop. Non c'è quella di Cinderace. Non c'è, no? Stile guardiano, guardalo il guardiano. Guarda il guardiano. C'è, secondo te, non c'è, no? No, cos'è sta skin? E a quanti FPS stai andando? Così un trailer, così il trailer dei nuovi giochi. Grazie. Allora. Purtroppo non... Madò, che paura, ho visto Sindoro e ho detto, vuoi dire che quella... Non c'è. Questa non mi piace. Sì, le teatro, ma non mi piace. Lui è carino, anche Wrestler è carino, dai. Buzzwall con lo smoking. Da perché esiste questo universo? Infatti un mio amico la scorsa sera ha preso la skin di Gengar. Ce l'ha fatta a prenderla. E tu com'è che non sei riuscito? Perché non potevi giocare sull'iPhone che avevi per quello? Cazzo, me ne dispiace di brutto, minchia. Là magari sai come potevi agire con l'emulatore BlueStack. Lo giri sul computer giusto per farti il pass e basta. Cioè, e basta proprio. No, non c'è comunque. Cambio coupon magari, ma non... Io ce ne ho 105, tutte me ne posso prendere. No, non c'è. Peccato. Ma guarda che è proprio quando... Cioè, io c'ho una sfiga della Madonna. E quando non gioco, che succedono queste novità, arrivano queste cose. Ah, sai che ti dico? Mettiamo la skin di Cinderis. Spero facciamo che non la possono avere subito. Cioè, Madonna. No, che palle. Ma dai, ma veramente. No, io... Non l'accetto sta cosa. Non l'accetto. Dovevano mantenere lo shop del pass. Perché l'hanno tolto? Dovevano mantenerlo. Quindi tipo andando qui sulla scheda del pass appariva tipo negozio. Dew Pider. Era qui tipo, sì. E quelli lo sai perché l'hanno fatto? Perché sono arrivati talmente lontani con le season. Che comunque la stagione 10 vuol dire che hai fatto un bel ciclo di vita. Ovvero un anno, un anniversario. E quindi... Io non l'ho presa perché dovevi shoppare il pass e io non ho mai shoppato. Minchia. Ci sta come modus operandi. Va bene, ci sta. Io, tipo, se ti dicessi su Genshin Impact quanto ci ho speso, probabilmente mi fustigherebbero. Non so, dei guardiani ancestrali verrebbero per colpirmi, non so. Forse l'hanno fatto per l'anniversario. Mi sa che c'hai ragione. L'hanno fatto per l'anniversario. E poi lasciano la schermata. Ah, tanti auguri, l'anniversario. Però tolgono questa cosa. Bravi, complimenti. Bravi. Bravi, maledetti. Cioè, uno deve avere la sveglia, il reminder. Deve entrare ogni giorno nel gioco per vedere che cosa succede. Ma non è possibile. Fammelo sapere da una sezione, notizie fuori dal gioco. No, che palle, raga. Volevo la skin di Cinderace. Perché io il primo pass l'avevo preso, però non era arrivato a livello massimo. Poi, solo per collezionismo, perché di solito la skin del primo pass, no, è quella un po' più rara. Infatti su Fortnite, come dicevo prima, la skin del Cavaliere Nero, non potendola riportare, perché poi crei un'emozione negativa in chi shoppò il pass ai tempi a quella skin, non potendo riportare quella skin, hanno portato la versione femminile. Hanno messo la versione femminile del Cavaliere Nero, che pure è più bella. È pure più bella di quella del Cavaliere Nero normale. E quello ci sta, però con Pokémon come caspita fai. Skin Gengar astronauta femmina. Che comunque i Pokémon si distinguono fra maschio e femmina, quindi può starci. No, Falcon, no, non dire così. No, Isaac. No, Isaac, ti prego. No. Dobbiamo rimanere speranzosi. Torneranno. Tornerà. Io dopo twitto su Pokémon Unite. Li twitto e gli dico: ma perché li avete tolti? Vediamo che dicono. Lo devo fare.
Ciao Soft PR, benvenuto o benvenuta. Benvenute, dovrei usare la Sha per essere più preciso, ragazzi, scusate. Natsuki-chan. Andiamo Natsuki, facciamo il culo a tutti. Battiamo tutto, cazzo. Sono femmina, benvenuta. Se hai altre priorità posso usare tutti i surname del mondo, i nomi del mondo. Come si chiamano? I pronomi, scusate. Scusate. Ok, concentriamoci. Beck. Lechinolo si chiama quello, si chiama. Comunque è impossibile, cioè tutte le lane sono dominate da almeno un Eevee, ragazzi. Ma come, ma come caspita, per favore, Natsuki, vieni, dai, un colpo gli manca. Ok. No, 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 killatelo. Buono, fatto. GG. GG a Tulemon. Vieni qua. Ok. Ok. Perfetto. Abbiamo anche il primo gol da parte nostra. Cerchiamo di pushare, ma qua stanno a fare. Stanno un po' di gente. Eh no, qua c'è il farm. Raduniamoci qui per prendere gli Altaria. Venite qui, Natsuki. Venga per favore. Venga per favore, che qua il farm è fondamentale. Devo livellare. No, no, che è tutto sto danno? Cos'era? Tanto non posso prenderla comunque la skin. Perché dici così? Perché non hai. Ah, perché non ci stai giocando per adesso. Per quello. Capisco. Capisco. No, raga, da tutte e due le lane ci stanno facendo. Dai, che palle. Ne abbiamo vinte 5 di fila. 5 di fila, ragazzi. Cioè, ci sta pure perderne una, va benissimo. Però voglio dare il meglio e il massimo. No, niente. Back, 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 back. Sì, vabbè, tre persone. No, no. No, fa. Ah no, ma era Yuki prima che non. Ah, ho sbagliato, scusami Falcon. Ho sbagliato, mi sono confuso con Yuki. Che prima Yuki ha detto che non aveva il dispositivo per giocare United. Invece tu stai giocando con me adesso. Lollissimi. Scusa, perché non potresti prenderla? Non ho capito. Vai, 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 cerchiamo, cerchiamo. Sì, 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 ti vedo bello carico. Ma sono sempre tre. Qua stanno facendo il 3. Il 3. 3, 2, 1. 3, 1, 2. 3, 1, 1. Sbagliato. Dai, ti prego. Ma muorici, dai. Quanto tempo. Ok. Vai, ragazzi, che si butta giù questa. Sì, sì, let's go. No, se capiti proprio male, compare. Capiti proprio malissimo. Andiamo via da qui. Andiamo a fare, anzi, lui. Andiamo a fare lui subito. Sono andato un po' in. In Beyblade mod. Ok. Questo si fa. Mando un segnale di raggiungerci perché sapevo che arrivavano. Eccoli. Anzi, guarda. Cerchiamo di. Ti prego, carica sto caspita di rapigiro. Rapigiro, rapigiro, carica rapigiro. Perfetto, perfetto. Vai, nostro, nostro, nostro. Non allontanarti. Preso! Mamma mia, grandissimo! Grandissimo! Sei un grande! Sei un grande! Falcon, sei un grande, hai fatto un'azione fenomenale. Peccato che sotto ci stanno pushando come gli animali. Meglio che mi tolgo. Guarda che danni che gli ha fatto Glaceon. Guarda, Glaceon. Fate toccare lui, ti prego, no. Fatelo toccare, dai, a un millimetro, dai. Spingeteli, spingeteli. Fate qualcosa ad aria, che lavora ad aria, che poi gli permette di toccare. Cosa sto dicendo? No. Che fammi andare top. Difendo. Cavalier. Nostro. Dove va? Si è nascosto. No, siamo proprio in pericolo top. Top. In top siamo proprio in pericolo. Che mi arrivano. No, dai. Sapevo. Almeno mi sono evoluto. Vieni, maledetti. Venite, venite, maledetti. Ferma sta ruota. Bene, ce l'ho fatta fare almeno la super. Ragazzi, qui, 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 qui. Per l'anima di. Dei Pokémon. Grandissimo. Vado Falcon, grandissimo. Stai arrivando sempre al momento più opportuno. Ok. Andiamo. Sono con te. Andiamo, andiamo. È il momento. Guarda quanto scappa questo. No, mi hanno fatto.
Ho fatto in due. Gengar ha un attacco speciale incredibile. Un attacco speciale impressionante, raga. Maledizione, maledizione. Andiamo. Espion, ti seguo. Sono con te. Qua c'è Tyranitar, mo arriva. Eccolo in mezzo sta. Ok, andiamo a fare le GL key. E anche gli altari. Eccolo! Eccoli, eccoli, eccoli! La notte te chiudo. Devo un po' di HP. Devo andarmene. Drifta, drifta, drifta male. Adios, amigos. Andiamo? It's the moment. È il momento. È il momento per fare i danni a lui. È proprio il momento, raga. E si inizia col Beyblade. Let's go. Let's go. Ragazzi, io non voglio dire, ma questa partita sta andando molto bene. Nonostante le defiance che stiamo avendo, che ci stanno bucando. Però, dai, che si... Ah, ce l'ha portato via. Dai, 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 dai. Bisogna far danni, bisogna far danni, bisogna far danni, bisogna far danni. Oh! Mannaggia santa. Ci siamo quasi. Fra un minutino arriva anche Rayquaza. E lì abbiamo la resa dei conti. Ok, grandissimo, grandissimo. Falcon, ma tu sei in un team competitivo per caso? Sta andando, sta per toccare, eh? Sta toccando, c'è Gengar. Non l'ha ucciso. Con un HP, madonna, che cos'è? Un HP aveva Regiele, ma dai. Sì, sì, spara ste frecce, spara. Vediamo quanto reggi. Ok, sono tutti qui. Venite, venite, faccio la super. Ok, niente. Peccato, era un buon momento per sbarazzarci di tutto sto diamine di team. Benissimo, Glaceon, mamma mia, che danni. Attenzione alla freccia, bravi. Bravissimi. Bravissimi. Vado sopra perché mo arriva Espion. No, 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 salta. Non devi fare così, salta. Per favore. Mio Dio, raga, ogni volta questo drift mi sposta malamente. Ottimo. Venti secondi al rush finale, ragazzi. Per adesso siamo in vantaggio. 15 secondi, dobbiamo radunarci tutti nell'area centrale. Dove caspita è? Vabbè, c'è il segnalino. Raduniamoci nell'area centrale. Ecco, lo sta andando a segnare quello, no? Killiamolo perché questo è un problema durante Zapdos. Venite, ragazzi, killiamolo. Lui è necessario killare lui. Perfetto. Ok, andiamo, ragazzi. Abbiamo terra spianata. Sono tutti top. Sono tutti top. Noi non c'è bisogno che facciamo niente. Non c'è bisogno. Killiamo loro. Killiamo loro. Perché siamo in vantaggio. C'è Tyranitar. Facciamoli perdere tempo. Facciamoli perdere tempo. Lo stanno facendo loro. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Vado con la super. Ok. Ok. Così almeno cerco di killare lui che con la freccia è pericoloso. Perfetto. Andiamo. Lui, Tyranitar è troppo forte. Tyranitar è troppo forte, perfetto. Vai ragazzi, vado in giro per vedere se c'è pulizia da fare. Grandissimi, ce l'abbiamo fatta raga. Ce l'abbiamo fatta. Dai, let's go. Segna per l'anima. Let's go. 54, bucati. Mi disp, Gengar, mi disp. Sarà per la prossima volta. Ok ragazzi, adesso è il momento di tornare in zona e proteggere. Io vado già top. Vado già, salto già top. Perché il mio drift. Ah, siamo presi. Ho detto meglio che vado top, mi assicuro. Cioè praticamente questa è la... Andiamo a vedere nei replay quante ne abbiamo vinte. Vediamo in che win streak siamo. Madonna raga, che partite. GG a tutti. GG a tutti. Falcon, bravo. Ti volevo chiedere, ma tu sei in un team competitivo? Sì, sono in un team competitivo. E come vi chiamate? Avete già fatto delle partite, immagino. Avete partecipato a dei tornei official? 120.000. Oh santo Dio.
GG. Domenica iniziamo a fare i tornei. Ottimo, ottimo, molto bene. Ho avuto occasione di castarne numerosi, di commentare delle partite eccezionali fra dei campioni incredibili. Mi auguro che tu e il tuo team possiate arrivare il più lontano possibile e vincere, cazzo. Sì, come abbiamo fatto noi oggi. Andiamo a vedere. Allora, medaglie in corso, box strumenti. E qui no, è sulla carta. Pokémon più scelti. Attimo dice, infatti, Ninetales 52% di vittorie, 167 con lui, 26 con Blastoise, pensate. Guardate qua, 56.000 punti. Mamma mia. Ok, dati lotta, no? Sì, vittoria, sconfitta. Ok, abbiamo fatto 5 vittorie di fila con questa. 1, 2, 3, 4 e 5. Ottimo. E io sono il jungler del mio team, da solo 24 kill. Benissimo. Glaceon me l'ha detto prima, Ale, e anche le giocatrice competitiva in maniera molto seria. E sì, anche noi tra poco stacchiamo, è stato davvero un piacere. Se vuoi rimanere con noi per i saluti fino a noi. Io stavo dicendo che questo caspita di Glaceon è assurdo. Cioè, ragazzi, non è normale proprio. Poké catch. Comando doesn't exist. Scusa. Poké catch. You don't know that ball. Ti ho fatto io la richiesta. Rotto Glaceon. Se vuoi, te l'ho fatta io. Mi sembra che te l'ho fatta io, no? Fammi andare a vedere, scusami. Richieste. Ah, ecco. Scusa, te l'ho fatta io prima. Vabbè. Mi sembra strana questa cosa. Jolinfio, non so, forse era della chat. Non ne sono sicuro. Io lo accetto perché magari è di oggi. Però sto proprio pieno anche nella cerchia. Pieno di richieste, il massimo praticamente. Pieno di gente. Ah, sì. Pieno di gente, ragazzi. C'ho 30 inviti in pending, cioè. Ok, that's nice. That's very nice. È stato un piacere anche per me. È stata questa la prima live, diciamo, ufficiale da parte mia su Go Ride Italia. E sono davvero contento di essermi divertito con voi a giocare a Pokémon Unite, perché principalmente sino a quando non usciranno Scarlet e Violet, questo sarà il nostro palco dove ci esibiremo insieme, sperando di fare i culi. È andata molto bene oggi, sono davvero contento. E aspettiamo nuove novità da parte di Pokémon per quanto riguarda il suo fatidico terzo leggendario, che da qualche parte si deve trovare. Statene certi. Vediamo quando arriverà. Per ogni notizia, per ogni news, Pokémon Go Red Italia, gruppo su Telegram, canale Twitch, pagina su Instagram con oltre 120.000 follower. Mi raccomando, ragazzi, lasciate il follow. Se siete interessati, Lorenzo Lebaldo su Instagram per rimanere aggiornati su tutto quello che è la mia vita, insomma, anche personale. E per quello che ne rendo pubblico, insomma, è che sono una persona un pochino non così tanto, diciamo, che tende a mostrare queste cose, non mi importa molto, diciamo, preferisco riuscire a strapparvi un sorriso, a giocare insieme a voi e a divertirci insieme. Quello è davvero la cosa che più mi rende felice. Quindi ci vediamo in una prossima live giovedì. Oggi non so se ci sono altre live, se ci sono moderatori, se lo volete scrivere. Ci vediamo noi giovedì prossimo, sempre con Pokémon Unite, e alle ore 18. Grazie mille per essere passati, è stato davvero un piacere. Vi rimando alle prossime live e al palinsesto. Potete controllare tutto su Instagram e sul gruppo Telegram. E alla prossima. Ciao belli.